Ciao, sono Gianmarco e mi occupo dello sviluppo aziendale e del network dell'azienda. I servizi che credo chiedano di più attualmente i clienti sono i servizi di groupage, i servizi espressi e sono pari passo quelli che stiamo proponendo come azienda, proprio perché hanno necessità la nostra clientela di ricevere e di spedire la merce in tempi rapidi e sicuri. Soprattutto avere un feedback e un follow-up da parte dell'azienda sulle informazioni e le tempistiche di consegna. Oggigiorno sicuramente le criticità principali che stiamo affrontando sono la mancanza cronica di autisti, e la mancanza di mezzi dovuta alle lunghe tempistiche di consegna dei nuovi mezzi e soprattutto dei costi molto più alti dovuti alle situazioni contingenti che quindi aumentano il costo del gasolio che fa parte o che è parte principale del costo del trasporto. Principalmente oggigiorno i clienti richiedono delle tempistiche rapide all'interno della consegna e sicuramente i mercati principali che stanno esportando di più sono i componenti elettronici, l'healthcare e ovviamente il food and beverage che fa da padrone da anni per l'export italiano. L'export in Italia è in continua crescita dal 2009 ad adesso, con una crescita praticamente del 67%. Ovviamente c'è stato un calo durante il periodo del Covid del 2020 e più o meno i numeri dell'export sono i 590 miliardi e 460 l'import. È una crescita costante e i paesi principali sono i partner principali, la Germania e la Francia, e la Svizzera per l'export, Francia, Germania e Cina per l'import.